ma questa volta la diretta diventa doppia, non soltanto sui social ma anche in televisione, perché c'è il pubblico del Teatro ABC che è venuto a seguire la puntata di Nuovo Insieme, quindi salutate, salutate, salutate. Stacco il collegamento social e apro il collegamento reale con il pubblico. Grazie, buonasera. Voi lo sapete, chi mi segue lo sa, che io faccio spesso delle dirette Facebook perché servono per tenere i contatti con voi. Seguite le mie dirette Facebook, sì, su Salvo la Rosa Official, grazie, e di solito le faccio dalla cucina di casa mia o dal salotto di casa mia, quindi anche oggi approfitto di questa bella casa che abbiamo scelto proprio come sede del nostro programma televisivo per parlarvi anche attraverso i social. Quindi di nuovo insieme per raccontare le avventure belle, divertenti, comiche, rilassanti del signor La Rosa e del signor Litterio, insieme con Enrico Guarneri, proprio da casa mia, dove lui arriverà tra qualche minuto, sempre per raccontarvi i nostri cavalli di battaglia. 21 anni di carriera insieme, di storia insieme, arrivo ad aprire e sempre lo accogliamo, perché è lui, con un grande applauso. Eccolo. Grazie, grazie. Ciao Enrico. Ciao Salvo. Ciao Enrico. Questi momenti sembra che li abbia vissuti proprio poco fa. Poco fa. E invece è successo nei giorni scorsi. Senti, a proposito di esperienze personali, io ho cominciato facendo una diretta Facebook, prego, sì. Accomodati. Tu non sei molto social. No. Adesso parlo con Enrico Guarneri, è poco. No, io sono estremamente sociale. Non no, sono... sei sociale. Sì, sì. Non sono social, non nel senso. Nel senso che tu arrivi su Facebook perché sei ospite della mia pagina, ospite della pagina del Teatro ABC. Sì, sì, sì. Come va? Io non sono su Facebook. Tu non sei su Facebook, come va? Bene, 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 tutto bene, tutto il riscontro è positivo. Il riscontro è positivo, guarda, vediamo se c'è anche un riscontro in teatro. Vabbè, sì. Ah, certo. Allora, oggi però una sorta di richiesta, una sorta di dedica che facciamo poi a chi di fatto ci ospita e produce anche i nostri spettacoli teatrali, cioè a Carla Uteri del Teatro ABC. Salutiamo anche Mario Frello, saluto anche Alfio Breci che deve essere qui in da giro. Qualche parte, un applauso per tutti loro, innamorati di teatro. Perché, te lo dico mentre ti chiedo di toglierti la giacca blu per indossare la giacca di Litterio, perché tra le cose più belle che noi abbiamo raccontato c'è una storia in cui si parla di una briscola, eh? Me la ricordate? E questa storia noi la dedichiamo a Carla Uteri perché insomma riporta alla mente un suo zio, lo zio Nunzio, che salutiamo ovunque si trovi, gli facciamo un grande applauso. Lo zio Nunzio Bruno. Allora, perché forse nei primi mesi della grande esplosione di Litterio, dopo la storia dei falchi, dopo la storia del bullying, è arrivata questa briscola che forse fu quella che ci ha dato la possibilità di arrivare al grande pubblico, no? Di diventare amati e popolari. La raccontiamo? Sì, signor La Rosa. Aspetta, non c'è... Sì. Però lo so chi è. Ah, lo sappiamo. Adesso che lei ha il cuore nello zucchero. Ma lo sa che se non venisse mi mancherebbe. E lo so, le prime puntate non è stato così nelle prime puntate. Eccola. Eccola, eccola qui, Nadia. Buonasera. La portinaia tutto fare di questo stabile un po' speciale. Buonasera Nadia. Lo so, ormai non mi chiede più chi è il super ospite, cos'è un sex symbol, un attore, un cantante. Lui, sì, lo sì, sa sì. È lui. Niente, stavo mettendo così in ordine i suoi archivi e niente, ho sentito donna suonare, straordinaria. Quindi ho pensato di venire a dare un saluto al signor Litterio. Io ringrazio, signorina, lei è sempre più bella, ogni sera grazie, è sempre grazie. Più bella. Fino a qualche settimana fa non era così. Sì, lo so, va bene. Ma lo sa che la signora Assuntina, mi chiede sempre di lei. Ancora è viva? Sì, no, sì. Ma povera Assuntina, come si... Ha 94 anni. Lo so, ma lasciala vivere. 95, sa, glielo 95? Ha 95 anni. Niente, non morì più, vai tranquilla. E niente, mi ha detto, devi dire al signor Litterio che deve essere orgogliosissimo del suo mestiere di capo carriola, perché un mestiere, anche se umile, se fatto con amore e professionalità, nobilita l'uomo certo, e dà dignità. Ma certo, il lavoro, qualunque tipo di lavoro si deve fare con un pizzico d'amore, almeno certo, un pizzico, certo. Se no non si può fare, certo. Si fa scarso, si fa male. Poi bisogna insistere, insistere, insistere. Sì. E
poi vedrai che ci va a fare un presentatore. Ma io perché alla fine devo essere protagonista negativo perché di questa storia? Perché io basta che lo vedo un poco appartato, subito lo devo trarre. Lo so, ma io la faccio parlare con Nadia. È bravissimo. Grazie Nadia, grazie. La Rosa è bravissima. Sì, sì, e sì. Poi ha citato il proverbio, quello di Padron Ntoni. Ah. Fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. Bravi, ne ho la voglia. Fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. È vero. Quantomeno camperai. Parole sante. Grazie Nadia, ci vediamo dopo. Torna alle mie faccende. Torni alle sue faccende. Io torno alla briscola col signor Litterio Scalisi, perché questa storia della briscola veramente ci ha portato tanta, tanta fortuna. Allora, con lei la tecnica che abbiamo fatto, parta. Lei deve sapere, sì, signora Rosa, voi dovete sapere, signori e signori, signore della corte. Ma che dice? Non siamo in tribunale. Lei ci finisce. Se finisco io in tribunale, lei ci finisce appresso a me. Questo sia chiaro per tutti. Ma io c'ho l'alibi. Che alibi ha? Casugno scemo. No, a lei sembra che sia un alibi. Vabbè, allora che devo sapere? Lei deve sapere, signora Rosa, che al mio paese, sì, c'era un certo Biagio. Mm. Questo Biagio era un bel giovanotto. Beh. Giovanotto, poi crebbe. Crescivo, arrivavo a più di 30 anni, 34, 35, però era simpatico, era un uomo affascinante. E non riuscivo a maritarsi però. Dici perché non si maritava? Perché aveva quel brutto, maledetto vizio del gioco delle carte. Sì. Cioè praticamente Biagio la mattina usciva verso le 10 da casa, dopo che si aveva lavato, si aveva pagato un caffè, e se ne andava alla camera a giocare a carte. Smetteva all'una, quando la camera chiudeva, si andava a casa, mangiava, si riposava e alle 3:30 tornava alla camera e stava là fino alle 2 di notte. Quindi giocava tutto il giocava giorno. Giocava tutto. Sempre. Una brava ragazza che si vuole maritare, ma se lo può prendere mai un giocatore di carte? Ci pensa due volte. Anche se è disperata. Ma si prende piuttosto un presentatore, ma non un giocatore di carte. Vabbè, si prende un presentatore. Non se ne pente, non se, non ne, se pente. Ne pente. Non se ne pente. Allora, questo dice lei. No, io lo dico io. Dovrò parlare con sua moglie. E ci parli, se vuole. Allora, e non si maratava, non riusciva a maratarsi, pur essendo un picciotto aitante, bello, poi sapeva parlare, era anche un focoso. Un giorno capitò che in un paese vicino al nostro c'era la festa del santo patrono, signora Rosa, che una volta era una di quelle pochissime rare occasioni per potersi nascere vestute, allicchiettate, pulite, beh. E vedersi, guardarsi intorno, magari incontrare un amico, un'amica, insomma. Era anche un'occasione per trovare marito, trovare moglie, le famose relazioni insomma, sociali, sociali. Vero. Perciò Biagio ci andò, io elegante, una stagione, pazienza per 2 ore, non giocava le carte, io ci pensavo a questa cosa, però se non è una ragazza appena visti, allora si infiammò. Che cos'è? Ma ci viene un'infiammazione. Ma che infiammazione gli è venuta? La manco a magnesia c'è alla porta. Ho capito, non è un'infiammazione gastrica. Lampo e stampo, sì, subito fidanzamento e si sono sposati. Beh, meno male. Alfio, Biagio, sì, che non aveva casa, stava con la buon'anima di sua madre, si andava a stare in un paese a casa della zita, della sposa, che invece era ricca, insomma. C'aveva a casa, avevano i campagni, cose dei paesi, sì, lo sappiamo tutti, cose, sì, dei paesi. E solo che cos'era successo? Che Alfio, io sì, un'altra volta Alfio, sì, e a mio cugino. Che fissa ce l'aveva il cane? Biagio, praticamente, aveva acquisito un modo di parlare che era chiedo tecnico scientifico del gioco della carta. E certo, lui parlava così. Certo. E quando le cose andavano buone, avevamo l'aso, cioè per dire, sì, io, sì, ormai si esprimeva così, quando le cose erano male, madonna, e che siamo tutti lisci, avevamo. Sì. Quindi la prima notte di nozze, la ragazza del paese, che insomma poi sembrano ragazzine un poco così impacciate, un poco intimidite, ma poi quando se lasciano ire, sì, che è il momento, la mamma gli aveva dato la camicia da notte, tutte chiede se
sexy. Tutta trasparente, sì, col pizzo di lato. Bella. E ti vedo e non ti vedo. Anzi, è più sai quello che ti vedo che non ti vedo. Alfio s'aveva fatto prestare da mio cugino Alfio, che gliel'avevo data io, una vestaglia di seta nella rosa, con stemma mio di famiglia. Qual è? A Cariola. No! Ma che c'è, lo stemma di famiglia la Carriola? Certo, che ci metto, signora Rosa? Lei è capo Carriola. Perciò viaggio, un peccato, un do bagno che si dava gli ultimi coppettini, si bagnava i capelli, non lo so, sappiamo una cosa, un profumo, io abbiato un doletto che aspettava tutta languida, sì, ambiato, con il cuscino messo un poco in piedi. Sì. Ah, come per dire, manda come mi annoio, sì, mamma come mi annoio. Ah, a Biagio ne uscivo con la vestaglia, sì, ci fece un comparsone, se ci avvicinava appoggiava un ginocchio sopra il letto, poi si appoggia la mano, se ci avvicina Ida per non riesce a vaccinare, ha tachicardia, certo, la rosa, e Ida piano piano ci fa andare ricchi, gioia, gioia. Ida, sì, amore, nai briscole. Perché lui parlava così, certo. Perciò da Carusa ci rimase un poco male. Certo. E ci disse, no, briscole no. Me, una collera, certo, peccato. Mi sta dispiacendo. E sa, un lenzuolo. Se corcavo, ci resi spalle a domicilio. Niente. Niente. La prima notte di nozze, da Carusa l'indomani disperata chiama sua mamma, mamma, mamma. Tutte queste cose, poi un'altra ne contavo Biagio, cioè, ci come i saggi. Sì. Mamma, se sapessi che cosa è successo mio marito stanotte. C'era una donna, si dispera, ragazzi, è così. Si gioia, ha fatto capire che non stai capendo niente. Sì. Questo ieri sera mio marito non mi ha degnato di uno sguardo, io sono già disperata, sto matrimonio sta finendo prima ancora di cominciare, mamma, senza amore, che matrimonio è? Sono, mamma, c'è mai la donna matura, certo, una gioia, calmati, sicuramente il giorno del matrimonio tuo marito sarà stanco, stressato. Può succedere una volta. Il pranzo, la cerimonia, fotografie. C'è, può succedere. Può succedere. Può succedere. A lei ci succede ancora ora, quindi figuriamoci. L'emozione, aspetta! No, l'emozione! Aspetta domani! Sì, sì. L'indomani Biagio, un do bagno, signora Rosa, sì, l'acqua di Colonia. Sì. Anche, certo, certo. Ugelle, non più acqua, ugelle, che capite, tutte fatte, certo, così. Modellate. A vestaglia, sì, sempre quella, sai, ci mi si spingono, la vice, sì, curta fino, sì, a qua. Entrò Ida abbiata con due cuscine. Sì. Aveva tipo l'asma. E certo, la signora aspettava, la ragazza aspettava. Con l'occhio nella porta, sì, del bagno, come la porta se ne più, Ida picca si girava. Sì. Io si ci avvicinavo, sì, signora Rosa, con quella vestaglia qua, che man mano che la vestaglia pare che si ci stava, certo, sopra. Sì, si fuggiò sopra il letto, si buttò nel letto, si girava, sì, disse, amore mio, Ida, sì, a coppo, amore mio, sì! Ido, sì. Ida, ah, non posso aspettare più, Ido, non posso aspettare più, nai briscole. Ido ci suggeriva la risposta, nai briscole! Ida, ragazza sincera, sì, ci disse, io tutto che vuoi, ma briscole no! No. Ecca! Ci girava e si riaddormentava, quella disperata, niente, zero, bianca come questa camicia. Sto che abbiamo. Sto soffrendo anch'io. All'indomani telefonata alla mamma disperata, mamma! Può preparare i gatti e pento mozio. Non mi desidera, non mi vuole, non mi brama. Mamma, ma tua mamma, io sto impazzendo per lui che mi piace, piace, ma lui non mi intende. Mi dice sempre, ah sì, non hai briscole, mamma, ma che... Che domanda è? Che domanda è? Domanda è? Le stava dicendo un'altra cosa, però, vabbè. Io ci dico no, e no, lui si gira, si addormenta, ma insomma, mamma, donna saggia, certo, donna, le donne più grandi, ma mamma, cercano di mettere pace, ma certo, mettono pace le donne. Ma mamma, come ti ha detto di preciso? Te l'ho detto, mamma, arriva e mi dice, no, è briscolo, io ci dico no, perché non lo dare a briscolo, e lui si gira. E allora, mamma, ascolta quello che ti dice mamma tua.
Cani visti, io con due bestie e topaci. Certo, perché poi non so perché, ma ci vanno di mezzo sempre i papà. Certo. A mamma e a mamma. A papà che facciamo? Guitamo, a mamma. Dice tu a mamma, guarda, abbiamo preso le informazioni sopra questo giovane. Non è un delinquente, non è un pazzo, non è uno fuori di testa. Dici sì, certo. Non è che è un pazzo. Sì. Prova a dire, ma come? Ci dico che hai i briscoli e se poi non mi dici fammele vedere che ci faccio vedere. Va bene. Ma mamma, intanto proviamo, giusto? E così fu. Da sera, biaccio. Mezzo chilo di gelo. Mezzo chilo, certo. Che ci scolava da tutto. Il gelo aumentava. A vestaglia, sai, con questa giacca si portava una cosa. Si mise in mutande che uscivano se al massimo il boxer. Si attaccava con la cintura e i cintori le cose che faccia gesti soprattutto richiami sì. Riferimenti precisi non li faccia per tutti erano messaggi subliminali bravo applauso lui, messaggi subliminali da sottolineato bravo entra lei, lei buttata nel letto 5 cuscini, sì. La ruota del pavone ce l'aveva di dietro, sì. Tutta raccamata, la corolla, sai i petali di un fiore, erano 200. Sì. Un rossetto, le donne quando se ne vanno a letto si struccano. Sì. Gli pareva Cleopatra. Perché non era andata a letto, bravo, lei aspettava Biagio. Vedi quel meccanismo, se lo ricorda lui. Se lo ricorda. Non ricordo, sì, vagamente. Vagamente. Sì. Basta, Biagio ne uscì uno. Sì. Brava, ti devo dire una cosa. E le donne! Posso parlare? Sì! Sì! Nai briscoli! Sì! Ah, lui! Io ci metto un carro! E hanno fatto una notte d'amore. Beh, applauso, ragazzi, ore, meno male. Dieci mi ero ore. Preoccupato per Biagio e per la sua compagna, per la una sua una notte signora. D'amore che signora Rosa fu un sollievo. Un sollievo. Fu un sollievo che io ricciolò e lei si rifrescò. Sì. E l'indomani, quando lui iniziò del bagno e si avvicinò a lei, ci disse, nai, briscoli, da sé! E si spogliava. Sì, bastava e dire lui, questo. Io ci metto carico. E l'indomani di nuovo arriveva la porta, si appoggiava così, nai briscoli, io ci metto carico, tu fa l'angelo, sono in lei, e l'indomani ancora, per 30 giorni di fila. 30 giorni di fila. 29 per l'esattezza. Perché? Perché il 30° giorno il Biagio uscì dal bagno, aveva i roti sgombri. Poverino, si era stancato, ragazzi, posso dopo 29 giorni. Ma 29 giorni, 29 giù, battaglie. 29 battaglie. Uscivo che... Ma che problema? Sì. Ci aveva levati... Sì. Ci aveva levati i spilli negli orli da vestaglia, a vestaglia rovo finendo i piedi di nuovo, tutta abbottonata, i capiti tutti strammati, né acqua né gel, niente. A vestaglia appena entrava una stanzialetta si allovava, restava canottiera, semplicemente, usavo un angolo del lenzuolo, si corcava e si commegliava, si girava e di lontano. Buonanotte, da lontano. Senza neanche degnarla di uno sguardo, soltanto un bacio. E da lontano. Da lontano. Non ci avvicinava perché lei ancora respirava. Sì. Eccetto, perché se è vero come è vero che Biagio aveva le ruote sgonfie, lei no. No, era pressione 8 atmosfere. Esatto, lei aveva la pressione molto alta. Molto e c'ho alta. Biagio da lontano, ci dice ciao, buonanotte. Buonanotte. Ida. A paesaggio. Ah, signora. Ah, Rosa do paese. Ha cominciato chi per a fare così. Mi piace fare così. Dopo un poco ci bussa nella spalla. Mandava segnali. Mandava segnali. Sì. Ci bussa nella spalla. Io si girava, ci disse sì. Sì. E dice, non ne vuoi briscoli? aveva imparato la paesana. E io ci disse no. No. No, stasera liscio.
Certo, il gergo era quello. E se tornavo a girare, lei aspettava una para di minuti, sì, di nuovo. Di nuovo. Sempre più forte. L'unghia ci seccava una spaccia. Che c'è? Dice, mi ricagliavi una bella briscola. Sì. Ti prego, ti sto pregando, sì, cacarroco, non ce n'è. Va bene, va bene. E si riaddormì. Sì. Idda, impetterrita, sì, idda, inarrestabile. Niente, proprio. Senza potersi rassegnare, ci azzaccavo l'ugna. Sente! Che c'è? Ma mi ricagliavi una briscola troppo sicura. La giocata viene bella. Pigliamo noi di sicuro. Te sto dicendo, cacarroco, nonnaio. Liscio stasera. Liscio di nuovo. Senti, è una briscola troppo grossa. Non la possiamo. Ti sto pregando, cacarroco, non ce n'ho. Chissà, ci cala il pigiama. Sì. Ci cala il pigiama con tutto le mutandine, sì, certo, e ci fa, dice, vedi con carro cucciolaio, e lui basta, ce ne si cottiano ogni cucchio con metallica a te, ma no. E questa è la famosa storia della briscola, ragazzi, io che mi ricordo veramente tutto. Devo dire che già cominciavamo ad avere successo con la coppia Litterio e La Rosa, ma questa storia della briscola, insomma, ci ha permesso di diventare, sì, ancora più popolari. Pubblicità e poi dopo ci sarà un'altra storia per chiudere anche questa puntata di Nuovo Insieme. Mi serve un applauso. Eccolo! Latte Stella, il buono che ci unisce. Stella, dal 1954. La briscola, poi sono successe tante cose. Pezzo, no? Storico. Pezzo storico, un altro pezzo storico che poi faceva parte anche di un tuo spettacolo teatrale. Era quello dell'ospedale, no? L'ospedale, sì, l'ospedale, sì, dove succedono sempre delle cose incredibili, anche quotidianamente, poi, no? Certo, l'ospedale, certo, insomma, certo, le persone vanno per curarsi. Salutiamo con un grande applauso tutti i medici, il personale sanitario, gli infermieri, queste persone meravigliose, donne e uomini che ci permettono di star bene. È troppo facile, signor La Rosa, fare ironia di fuori. Assolutamente, c'è il dottore Ficicchia da qualche parte, lo saluta con affetto. Allora, Signor La Rosa, che una volta mi indese male, mi portarono pronto soccorso, sì, venivamo che avevamo fatto una serata a Marsala, se la ricorda, a Marsala, 4 ore e mezza da macchina. Beh, a ghire, Marsala dall'altra parte, mezza, dall'altra parte dell'isola, 4 ore e mezza a ghire, 4 ore e mezza a tornare, due viaggi, 9 ore di macchina più 1 ora e mezza di spettacolo, sì, c'è proporzione, non c'è proporzione, non c'è proporzione. Io facevo questo spettacolo e c'era l'autista, che poi non è che era un autista di professione, no, un amico che si prestava per lavoro, certo, per fare questa cosa, che ci piaceva lo spettacolo, ci piaceva lo spettacolo, e come arrivava, invece di risaccurcare come dovrebbe fare, mi ha chiesto, scendeva che si va a tagliare lo spettacolo, e ci faceva, Vito, ma curchiti. Si chiama Vito, infatti. Si chiama Vito. Sì. O curchiti, che poi dobbiamo fare, lui, mio, mi piace lo spettacolo. Lo spettacolo. Ma se te l'ha visto 50 volte, sì, mi piace, mi fa ridere, va bene. Non è che io non era autista, ora sta facendo, in passato facevo killer. No, non è vero, Vito, non è vero. Un bacio a Vito, glielo dice sempre. E allora che succede? Che ha finito lo spettacolo, subito, a chi non dà macchina, Vito mette in moto, fa la manovra, ne esce, ancora siamo a Marsala, sì, dentro Marsala, e subito... Madonna. Ma appare 4 ore e mezza da macchina, già comincia già rombe. E allora io devo stare attento a lui, sì, per tenerlo sveglio. Vero, questo è vero. E c'è fare un altro spettacolo da macchina, sì, di 4 ore e mezza per tenerlo sveglio, no? Quindi mi indesse male, la stanchezza, non lo sai, c'è servito, mi stai sentendo male. Portami all'ospedale, io stavo già quasi dormendo, era con l'occhio. Dice, io ti posso gittare, ho pronto soccorso. Sì. Poi dice, poi ti fai venire a prendere da qualcuno perché mi devo andare a curcare, che non ce la faccio più, e accompagno. Ma mi gittavo pronto soccorso, signora Rosa,
appena entrato al pronto soccorso, non certo per colpa dei medici, per carità, ma che cosa non c'è? C'è confusione, c'è tanta gente, l'inferno. È vero. C'è un l'inferno, sì. Allora c'è gente che vomitava, gente col sangue, gente che i pantaloni calati, gente che svenendo, gente che va nervosa. L'inferno, se qualcuno dei vostri figli, dei vostri nipoti studiando a scuola, vi sa fare la Divina Commedia, che dice, e per curiosità vi dovesse chiedere, mamma, papà, zio, zia, che cos'è l'inferno? Non vi sforzate di trovare le parole, pigliate un piccino, lo buttate pronto soccorso. E se ne rende conto. E se ne rende conto direttamente. Va bene, sì, purtroppo è così. Anzi, un abbraccio ancora ai medici. Io che già mi sentivo male, c'era una seggia libera, meno male, tra sì, ma se stai in una seggia. Mi sentivo nauseato, come se dovevo svegliare. Accanto a me c'era uno con la mano messa qua, sul torace, sul petto così, a giacca di sopra e l'altra mano, e si schiacciava forte il torace con un'espressione. Io come ho visto che con la coda dell'occhio disse questo sta morendo, questo c'ha un infarto in corso, ci sta avvenendo. Io che mi sentivo male mi preoccupai più. Certo, perché poi c'è solidarietà. Solidarietà, ci si senta, vuole che ci chiamo subito un medico in emergenza. No, mi disse, che me ne ha furtato tre volte un portafoglio, stavolta non lascio manco un secondo. No. Si stava tutelando, si stava difendendo. Appresso di lui c'era una vicchierella. C'era una vicchierella con un giovanotto di circa 30 anni, che poi ho capito che era suo nipote, che la accudiva, perché la vicchierella era ultra, quasi 90 anni aveva, che già faceva tenerezza. Vedere un giovane di 30 anni che si occupa di una vecchia di 90 anni già fa tenerezza. È vero, è vero. E che Maida, la vecchia, lo stava facendo un pazzito. Ogni due minuti tagliava e ci faceva la nonna. Qui è due tedesco che mi fa impazzire. Qui è. E suo nipote, Alzheimer, nonna, Alzheimer. E aspettava un altro due minuti la nota, la nonna, due tedesco che mi fa impazzire. Chi è? Qui è chi non ha Alzheimer, nonna, Alzheimer. Appresso di sta coppia di nipote e nonna c'era un giovane sdraiato per terra, pallido, bianco come i nostri camici, con i piedi che ce li tenevano sollevati, era, non si capiva se era vivo, se era morto. Poi dalle cose che io ho sentito mentre aspettavo capì che era un giovane che era a ballare, e perché vedete a che punto di bestialità possono arrivare, ascoltatelo bene, i nostri giovani. Non si fa questo per stare su di giri, per stare eccitato a serata, per eccitare. Aveva pigliato la pillola, quella che chiamano la pillola della felicità, bestia per tutti i rochi, come si chiama? L'estasi, con pericolo che ti scoppia, pensastro Viagra subito. No. Anche quella è una felicità, ma questa è un'altra felicità. L'ecstasy non si prende, l'ecstasy non si prende, è una bestialità. Ma è una bestialità, che ti scoppia il fegato, ma non è, è cronaca, che sì, è sì, i non giornali. Si fa. Ragazzi, non si fa, non si prende. Fa. Stavo pigliato, perciò era già per stare eccitato, per stare, eccitato, per stare su di giri, si pigliano l'ecstasy. Signor La Rosa, Non si fa. Saro. Noi altri, ai nostri tempi, quelle rare volte che potevamo ir a ballare, avevamo l'ecstasy, per stare eccitati avevamo l'ecstasy. No. Qual era la nostra ecstasy? Qual era la vostra ecstasy? Ero pensiero. Speriamo che Pippo porta a sua cucina. Certo, quella è l'ecstasy più giusta, naturale, la cucina, no? Pippo, la cugina, il cugino, è così. Ragazzi, storica. Non fate uso di queste sostanze che vi distruggono e distruggono anche gli altri. Vabbè, abbiamo lanciato anche questo appello. Sì. Ero assettato già che mi sentivo male, che aspettavo. Quando arrivata a un certo punto passava un infermiere. Stava spingendo un carrello sui terapie, un spirito, il cotonadrofobo, tutte queste cose. Il cotonadrofobo, idrofobo. Immaginate la scena, io ero seduto così, tipo qua, così, seduto così, su un infermiere, passa col carrello, ormai infermiere dei pronto soccorsi, in particolare un po' tutti, ma non si impressionano, magari che vedono sangue, vedono... sono abituati, sono, fanno questo mestiere. Come si dice, rotti a tutte Le esperienze. Perciò spingeva questo carrello, io ero assettato, io facevo... all'amore, l'amore che t'ho dato, perché me l'hai tornato. Ma che canzone è? Te l'avevo regalato. Canzone all'amore,
L'amore che ti ho dato, perché me l'hai tornato, me l'avevo regalato. Ci mise il suo cavalletto? Sì. Venne in di mio a me fare ci scusi, non mi vorrei sbagliare, ma è lei o non è lei? Certo. Ci disse sogno lei. Certo, risposta perfetta. Come ci disse sogno lei, mi abbracciavo, mi vasavo, mi disse ma io questo dicevo, Che cosa da dicevo? Anni. Che diceva? Tutti quelli d'insieme che hanno passato tutte. No. Mancava solo lei! Ma no! Sa fare vedere gli ospizi! Ma no all'ospedale, con tutto l'amore per l'ospedale! Vediamoci in una piazza, vediamoci in un bar. Io mi sono toccato. Vediamoci al teatro, che ne so. Che mi auguro di avere incidente, di stare per male. Per carità. Poi mi disse, aspetta, dice, non si muova, che giusto giusto di turno c'è un medico che è un suo grande fan, non fa altro che parlare di lei, solo viene a vedere a teatro, racconta le sue storie, aspettasse che sarà contento, non si inizia, costa e ne chiama, non credo che se ne vada. Come me ne vai? Mi sento male. Sono venuto in ospedale per curarmi. Perché mi sento male. E fu di parola, se n'è andato, non passavo manco un minuto e tornavo col dottore. Un dottore aveva in guanti che quelli di lattice. Quelli di lattice, brava parola, mi veniva. Queste di lattice, tutte fatte di sangue. Ah sì, come fatte di sangue? Ci stavo dando, gli punta uno, ce la stavamo con il no! Vieni, ma vieni. No! Appena mi viste, mi abbracciavo, con le mani fatte di sangue. Sì. Mi disse, signor Letterio, io a lei ci devo dire che lei, ogni volta che lo vedo, non solo mi fa ridere e mi diverte, ma lei anche mi commuove e mi fa piangere. Bravo, giusto. E disse, grazie dottore, ma perché lo faccio piangere? Perché la buona mamma di mia mamma è morta dalle anni a lei. Anche non portiamo queste parole avanti, vabbè. Che ci pare che faccio morire i vicchiarelli. Certo, no. Poi il dottore non lo doveva fare, no. Come diceva il maestro dei maestri, diceva umani siamo. Non giusti, ma siamo umani. Un dottore si avvicinava da ricchi e mi disse, signor Letterio, sono sicuro che lei avrà lavorato questa notte, chissà da dove viene, sarà stanco, domani lavorerà di nuovo. Sì. Vediamo se la posso far aspettare il meno possibile. Non si fa. Non si fa, però no, ma lo capisci? Qualche minuto. Ed è stato di parola. Sì, questo discorso l'abbiamo fatto alle 5:15 di mattina. Sì. Era ancora ghionne la ghionne, perché era quasi d'estate. Manco si fecero i 4:30 del pomeriggio. No. Capito? Scusi, ma che favore le ha fatto dalle 5:15 del mattino al pomeriggio? E io non capisco né la sua meraviglia né sta risata. Invece la deve capire, perché non l'ha agevolata per nulla. Ah, per niente. 11 ore di attesa a pronto soccorso, che cosa sono? Che cosa sono? Niente. No, lo dovete dire forti e convinti. Che cosa sono 11 ore di attesa? 11 ore di attesa al pronto soccorso, cosa sono? Cosa sono? Niente. Niente. Io mentre ero là che aspettavo c'era un giovanotto, poteva avere 23, 24 anni, abbiamo fatto un poco di amicizia, parlavamo e ci ho chiesto, c'è il giovanotto, sai che aspetti? Mi disse, da quando mi fece la prima comunione? No! Quindi mi mangiai la torta alla panna, forse mi fece intossicazione. Sì. Vinni qua, mi hanno dato codice bianco, ma ha passato il mondo davanti. Certo. Ma scusa, te ne potevi ir a casa? E dice, no, perché siccome mi hanno registrato, pigliami a casa, mia mamma metterà la firma. Certo. Mia mamma si impressiona e sogno qua. Ma povero figlio. Sono entrato che avevo 36 di piede, c'ho cioè 42 ma ore. Già, certo. Cresciuto già in. Era diventato maturo là dentro, vabbè, comunque. In 11 ore, in 11 niente. Ore lei se n'è uscito. Me ne sono uscito, bello, lillo lillo. Lillo lillo. Poi il prosieguo è lungo, io non lo so, non ci vedo. Sì, può andare. Può andare, sì. Basta, finalmente entro a pronto soccorso e qua col suo permesso e col permesso dei signori voglio spezzare un'arancia a favore della... Una lancia. Voglio lanciare un'arancia a favore della sanità siciliana. Voglio spezzare una lancia. Lei è sicuro? Assolutamente sì. A me mi pare una fesseria. È così, spezzare una lancia. Voglio spezzare una lancia, la responsabilità è sua, sì. A favore della sanità siciliana. Lo faccio. E vi devo dire che la basta. Basta. La parola continua a essere una basta. Basta. Finiamola di lamentarci. Finiamola di essere i classici siciliani che dobbiamo cercare il pelo nell'uovo. Basta. E tanto cerchiamo fino a quando certo, perché se poi lo cerchi lo trovi. Lo trovi. È chiaro. Okay.
Mi hanno fatto una visita, signor La Rosa, appena sono entrato a pronto soccorso, che se la dovevo pagare, sì, soldi non ci n'erano per pagarla. Mi hanno fatto sedere, intanto non è che mi visiterà a ditta. No, certo. Seduto, comodo, sì. Sì. Si tolga la giacca, si tolga la camicia, mi hanno tamburellato sulle spalle, sì, mi hanno tamburellato sul petto, certo, che si chiama torace, torace in medicina. Chiama, certo. Poi mi hanno pappato tutta la panza, che si chiama addome. Addome, si chiama. Addome. Poi mi appoggiava a ricchi dietro le spalle, il dottore mi disse, dica 33? Sì. Poi ci passa sgarbato, io stesso dico, oh, se vuole dire un altro numero, io voglio. Ma non è che è un numero a piacimento, si dice 33 perché si muove tutto l'apparato, tutto lo... No, io ci sono 33. 33 va bene. Poi di sua iniziativa, vedi, a scienza. A scienza. Vedi la professionalità. Guardate. Senza che io ci ho detto niente, non è che io ci disse. Di sua iniziativa, sì, il medico, sì, che mi hanno misurato la febbre. Sì, la febbre le hanno misurato. E con che cosa gliel'hanno misurata? Col termometro! Col termometro gliel'hanno misurata! Non è che io ci dico, sabbè, mi sento un poco di febbre. No, no, lui di sua febbre. Io ho termometro, non è che ho pigliato di dentro un cassetto, no, nella brunia, barattolo nella di vetro, brunia, sì, col cotone idrofobo imbovuto tutto bello, di spirito, sì, messo disinfettato, l'ho uscito, l'ho fatto sgocciolare, poi per non perdere tempo, perché lui capisce che è pagato dai contribuenti, sì, sì, per non perdere tempo ci passavi i dita, fitti, fino a fine. Penso, prima l'ha disinfettato e poi gli ha passato le dita. E non è che potevo aspettare che si sgocciolava. Certo. Allora che l'ha disinfettato. Mi ha messo il termometro 36 e mezzo, 36. Perfetto, scritto in un pezzo, sì, di carta. Poi vinna la dottoressa, che era la titolare, titolare, responsabile del, sì, pronto soccorso. Sì, sì. Appena entrò la dottoressa, dopo non c'entra più né la sanità siciliana, né non c'entra la sanità del mondo. Ne, che c'è? E cruce che hai io. Sì. Che cosa, che croce ha? Appena entrò, manco buongiorno. Niente, la signora. La prima cosa, se calassi causa. La dottoressa. Ma perché? Se questo mi ha visitato 20 minuti senza... Ma per calare i causi. Ma non è che la dottoressa gli ha chiesto di abbassarsi i pantaloni perché avesse chissà quale velleità sessuale? Ma lui perché non me l'ha chiesto? Ma perché la dottoressa, che era la titolare del reparto, aveva la possibilità... Voleva approfondire. No, voleva con... appunto, voleva stabilire quale fosse la malattia. Mi toccavo così. Qui trovo un poco di pancetta. Pancetta. E ci si è chiuso tutta cessa la mia. No! Ma per favore, per favore. Un poco di pancetta. Pancetta. Poi, insomma, poi mi hanno fatto una visita, si sono consultati, tutti e due hanno fatto un consultorio. Un consultorio, che hanno aperto un laboratorio, si sono parlati. Un consulto. E la dottoressa mi dice, guardi, signor Letterio, noi non riscontriamo niente. Meno male. Niente. Lei come si sente? Io mi sento tipo morire, questo dolore. Dice, guardi, noi non riscontriamo niente, però nel dubbio, dice, se io... fossi in lei ci mi facesse le lastre, sì, caso i raggi. I raggi, sì, vabbè. Le lastre al torace e all'addome. Io che sembro cretino, però in fondo lo sono. Certo, basta esserne cosciente. Dice, dottoressa, ma non è che per caso lei mi sta nascondendo qualche cosa? Perché all'ospedale è così. Poi perché lei per una mano mi dice che non c'è niente, per un'altra mano mi consiglia di farmi le lastre, non è... No. Disse, queste sono cose di una volta. Noi oggi medici abbiamo l'obbligo di dirci pane pane, vino vino al paziente. Noi, non scrive qua, io gli consiglio di farle per fugare qualunque, anche lieve, margine di dubbio. Perfetto. Se facessi i raggi, ascolta, io scino dolettino, con i pantaloni ancora, sì, aperti, che me li tenevo, sì, prima, manco faccio un passo, chi sta mi blocca, dice, dove sta andando? Ci sarà a fare i raggi. E ci va a piedi? Ma perché che passa la navetta, l'autobus da qua? Mi dice, signor Lettera, allora non mi ho spiegato. Dice, lei da quando ha messo piedi in questa stanza è come se fosse ricoverato. La responsabilità sulla sua calamità, no, la sua calamità è nostra. Lei qua si può muovere solo o caseggia rotelle o con la barella. Lei che cosa preferisce? Io non so voi, ma mia barella mi fa impressione. Ma perché? Prima di tutto perché ti mettono in quella posizione orizzontale, che se lei ci fa caso è l'ultima nella quale, sì, ce ne andiamo. Questo poi è ti coprono con una specie di lenzuolo, sì, verde, che non si capisce se è plastica, carta. Ti trovi e tu con mogliono fino a qua. Fino a qua, sì. Il passo è troppo breve, da qua a qua è troppo breve. Sì, è vero.
Ci disse, guardi, io preferisco la seggia a rotelle. Dice, va bene, non c'è. Seggia a rotelle. Mi buttarono una seggia a rotelle, che era un peccato che era già. Perché? Cosa di stare dietro una gioielleria. Ma che sedia a rotelle era? Entro un negozio di un antiquario. Era una sedia, io non l'avevo visto mai. Una lei usava che Garibaldi fu ferito. Come no, certo, fu ferito in una gamba. In, cioè, una gamba. In una gamba. E aveva bisogno della seggia a rotelle, era chi? Non può essere. Una sedia a rotelle di 150 anni. E l'ho vista io. C'era graffiato, inciso nella gamba della sedia a rotelle, col chiodo. C'era un cuore trafitto con la scritta alla mia amata Anita. Sì, vabbè. Era Ida. Era lui, vabbè. Mi portarono una seggia a rotelle, signora Rosa, dove mancavano i pedanini per poggiare i piedi. Sì. Perciò, avevo stare chi peda così. I potevi poggiare i piedi, però poi quando chi ti ammuttava, certo, allora me lo vai a piedi, c'è bisogno. Anche, sì. Quindi così, il bracciolo destro non c'era, non o meglio, c'era, sì. Era cascato. Ah, era molto. Era cascato e bloccava a rota. Sì. Io non me ne accuggì. Quindi arrestai e se possiamo andare. Quando me ne accuggì che chi blocca. Quando un infermiere partivo e per 3 minuti facciamo da così. Certo, perché il bracciolo bloccava la ruota, certo. Dopo 3 minuti un infermiere mi fa, signor Letterio, come a fare? No, se c'è come a fare me la dire lei. A ghisare un bracciolo. Ma io vinne capo a travagliare, se dissi. Io sono il paziente malato. Sì. Dice, allora non ne facciamo l'altro. Ha capito? Ho capito. E quindi che ho dovuto fare? Con le gambe alzate, sì. Con sta mano pigliai un bracciolo, sì. Ci passai a sta mano, sì. Chista ci ha messo di sotto e tenevo il gomito, arrestai a così, sì. Che io penso che Iurichechi, certo. Che ossai di 3 minuti non resisteva. Ed è Iurichechi. E Iurichechi, sì. Butaleacci, se senta, facciamo una cosa veloce, per favore, che non sono molto comodo. Io disgraziato, con affetto, lo dico. Un po' piacere, che poi che piacere, un po' piacere che stava portando a mia, stava facendo leggi, 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 sì. Leggi, leggi, leggi. E tutti chi che incontrava, no, corrodò, ci chiamo, oh, l'ha visto che c'è? Pain! A mia, una scoppa! No. Graziata! Camminavo nel corridoio, c'era una porta aperta, ehi, l'ha visto che c'è? Sai, ho rischiato di accappottare casa. Sì, sì. Finalmente arriviamo nel reparto per fare malastra. Sì, sì. Esce il medico, esce l'infermiera, magari un medico come conoscevo, mi disse, signor Letterio, mi hanno mandato con i miei... Che cosa? Mi hanno mandato con i miei... Con i suoi parenti? No, con i miei, chi sono i miei? Con i miei, chi sono? Mi hanno mandato con i miei da pronto soccorso? Cioè, con i parenti, con gli amici, con i miei chi? Chiede che si manda col computer. Con una mail, e-mail, no i miei, Mail. Io hai saputo sempre i miei. I miei. Non è così. Ora, lei me lo sta dicendo, ora io mi memorizzo e non mi scordo. E-mail. Mi hanno mandato con email la visita che ci hanno fatto. Sì. Lei si dovrebbe fare le lastre al torace e all'addome. Sì. Sì, sì, sì. Mi disse, ci facesse con tutto il cuore, ma aveva la macchina sfasciata. Ma come? Al pronto soccorso. Dai, al pronto soccorso. Al pronto soccorso, dottore, ma è un'esagerazione. La macchina delle radio. Bravo, sì, sì, della radiografia. Sì, sì. Ah, cioè, lei mi sta risultando il classico catanese che sa lamentare a tutti i costi. Io la facevo a lei una persona più intelligente. Mm. Lei mi sta risultando uno scarso di comprendorio. Da lei non me l'aspettavo. Capisco, mi disse, che frequento Signolla Rosa. Ma che c'è? E chi pazzica col questo non gliel'ha detto. Però dice, lei non capisce che è stata una cosa improvvisa, un guasto improvviso. Improvvisamente 3 mesi fa si è spasciata. Come 3 mesi fa? Al pronto soccorso 3 mesi fa? Ti faccio, ma come? 3 mesi? Ah, e insiste, i pezzi devono venire da Milano, mi disse. Da Milano, e che stanno venendo a piedi, ci disse io. No, a Milano c'è la Lega, e che te ne vuole tutte morte, sì. E quindi i pezzi non ne mandano. Vabbè. Ma poi mi disse, ma lei poi perché si deve fare le lastre? Che hanno salvato milioni di vite. Certo, era importante. Ma è sempre un esame invasivo. Io lei che ci porta, questo cretino che ci ha detto di fare sì là, c'è il suo collega del pronto soccorso, non ho colleghi. Non ho colleghi.
Lei di che si deve fare, mi disse, semplicemente un elettroencefalogramma. Ma perché ci stai parendo? Vabbè, non lo so. No, mi disse, perché i suoi disturbi sono di carattere nervoso. Secondo me è il sistema centrale neurovegetativo, gran simpatico. Gran simpatico. Magari lei è genioso. Sì, sì, sì. No, mi sa, non stiamo capendo. Si chiama così. Sì. Trasferimento reparto di neurologia. Non so se qualcuno di voi se l'ha fatto. Io ho fatto il militare, quando si faceva la visita medica, a così ogni tanto a saltare a campione facevano l'elettroencefalogramma delle ventose. Sì, che si mettevano qui nella testa, nella testa, nei tempi, sì, poi sì, si mettevano cane, tutti collegati tra di loro, sti ventose. Questi ventosi erano tipo, ho sapete, un stupo lavandino. Sì, va bene, sono ventosi. Piccolo, 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 tutti collegati con i fili elettrici, mi apparevi Robocop. Io arrivai là, c'era la dottora, l'infermiera, c'erano il dottore e l'infermiera. Mi fece sdraiare l'infermiera, che poi dico, io mai fare l'elettroencefalogramma, gioia mia. Che? L'ultimo due bottone do camice, tu. Ma lei perché ha guardato giusto? A bottone dille l'ultimo. Perché ha guardato giusto? Perché se tu non ti bottone e anche quelle di qua, tu ti accale. Sì. Io mi fai l'elettroencefalogramma, io c'ero sotto pazzo. È una cosa delicata. È una cosa delicata, va bene. Mettiti la colla, ti fai qualche cosa. Va bene, va bene. Basta, mi sistemavo tutte cose, poi ci fai il dottore, noi siamo pronti. Il dottore dice, allora benissimo, sono tutto collegato, ha controllato, ci ha messo tutto quello. E dice, si è fatto dare la carta d'identità. Ah, perché una carta d'identità me l'ero scordata, mi fa che mi deve dare la carta d'identità. Perché la carta d'identità, c'è rugna, abbiamo sopra il tavolo, l'ha buttato sopra il tavolo, dice, allora siamo pronti, pronti, dice, possiamo andare. Stava abbassando la levetta che manda l'impulso per registrare, si fermava il dottore, dice. Dice, me lo stavo dimenticando di dirglielo. Dice, ultimamente non abbiamo ancora capito perché abbiamo chiamato l'elettrotecnico, che deve stare la vertice, il radiotecnico. Non abbiamo ancora capito che appena abbassiamo la leva, No, sempre no. Mediamente 3 volte su 5, appena abbasso la levetta, parte una scarica elettrica 380 volt che fulmina il paziente, che lo fa diventare nero come un pezzo di carbone, che noi non lo riconosciamo più, per questo ci facciamo dare la carta d'identità. Ma come? Ma è una cosa orribile! Orribile! Che fa? Proviamo? Eh? Ma passo che scherzava. Aspettava la risposta. Sì. Dice, dottore, ma io spero che lei sta scherzando. Ah, ma perché lei che c'ha paura? Ha paura? Ah, lei mi sta risultando un pusillanime. Lei sta sfiorando la vigliaccheria. Sì. Io le sto dicendo che non è sempre. A lunga che era, che è un pazzo. Certo. E mediamente 3 volte su 5. La vita va presa come un'avventura, come un salto nel buio. Sì. Non so che cosa c'è dietro l'angolo. Lei invece si sta rifiutando. Io non lo so. Dice, dottore, 3 volte su 5. Io cade disgrazia che era, magari che era uno su 1 milione, quell'uno sarei stato io. Capitava così. Dice, allora non se ne vuole fare. Cioè, se no, lei si prende la responsabilità. Sì, ci si è detto che mi dichiarassi. Ma perché, mi disse, stamattina, per esempio, ne abbiamo già fatti 2 e non ci è successo niente. Dice, allora è matematico. Allora è matematico, se sono 3 su 5. Scusa, se sono 3 su 5 è matematico. È matematico, è matematico. Basta. Com'è finita? È finita che io stesso mi disse, ma poi dice, perché sa fare l'elettroencefalogramma? Lei si deve fare una bella ecografia. Ah, l'ecografia che è meno invasiva, Le donne sanno di cosa sto parlando, donne, no? In gravidanza. Quando sono in gravidanza fanno un'ecografia al mese per controllare. Poi l'ultimo periodo magari è più spesso. Sì, anche più spesso, sì. Trasferimento reparto ecografia. Pare che i tagli alla sanità, terribili tagli, riguardino tutto, tranne UGEL. Che vuol dire? Signora Rosa, Ugelle? Ugelle chiedo per l'ecografia. L'ho capito, lo so, lo conosco. Ugelle mobbiavano con la manicola. C'era abbondanza di gel. Usava l'anna do du cotone, chini di gel che musdua. Ma non c'è bisogno. Fiumi di gel. Fiumi di gel. Fiumi. L'infermiere che mi aveva portato a casa già a rotelle, siamo stati insieme 6 ore, facciamo amicizia, c'è il battiaro Piccirillo, mi ha chiesto di battezzarci il bambino. Mi ha detto che era un grande cacciatore, come arrivavo là si pigliava un tubetto lungo così, chino di gel grosso, che poi finiva a punta sotto i piedi. Certo. A 3 metri, se uno vuole essere ingaggiato. Ma come? Cioè, per farmi vedere la mira che aveva. Fiumi di gel, ci fu un momento che io stesso mi fece
avviare in demano, sì. Mi posso dire, capito? Certo, per non sprecarlo. Questo almeno ci ho guadagnato questo. Per non sprecarlo, sì. Oh, mi hanno fatto l'ecografia, sì. Sono risultato essere sano come un pesce. Meno male, applauso, meno male. Pesce, quando uno amici. È sano come un pesce, ringraziamo Dio sempre. Dice, per... allora ti sei tranquillizzato. Si è tranquillizzato, no, perché? Ci è risultato essere sano come un pesce, sì. Sì. Ma c'era sotto te magari incinto di 4 mesi. Non può essere. Guardi, da che mondo è mondo solo le donne possono. Me l'hanno fatto incinto, vedere gli uomini, no. Nate televisione. Un Sì. Mascolino e una femminetta. Sì. Gemelli, due. Sì, due. A femminetta non dà facci, sa volorosa precisa. E Rino Varnei Litterio! Subito pubblicità e poi andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi. Regia. Latte Stella, il buono che ci unisce. Stella, dal 1954. Oggi siamo stati un po' più lunghi, ma ne valeva la pena, perché insomma divertirsi fa bene, quindi regalare risate e divertimento fa sempre bene, ma siamo arrivati veramente alla conclusione, anche se io quando arriva il momento della conclusione aspetto questo momento, aspetto il campanello, perché arriva qualcosa per me e sicuramente anche per il signor Litterio Scalisi. Eccola qua, eccola. Nadia, la nostra portinaia, tutto fare. Il vostro solito latte. Grazie. Latte Stella, facciamo un brindisi con il latte, il buon latte della mamma, signor Litterio. Il latte Stella, quindi bevetelo insieme con noi, di nuovo insieme. Alla salute! Latte Stella! E poi che c'è? Ah, c'è sempre il solito libro. Il solito libro, prego. Buonasera. Grazie Nadia, ci vediamo dopo, grazie. Io sono sempre curioso quando Nadia le porta il libro, di sapere di che si tratta. Un libro di poesie siciliane. Ah, oggi poesie siciliane. Poesie siciliane. Pirandello. Sì. Va bene. È una poesia che è posta all'interno dell'opera teatrale Liolà. Mm. Ed è Liolà che parla. Parla Liolà e dice: assirame curcaia lo sireno. L'istigio foro che mi riparato, per letto un parmiceggio di terreno e per chiomazzo un gardoneggio amaro. Fame, siti, lastime, dolore, che me ne importa se saccio cantare. Canto ed è mia la terra, è mio lo mare, canto e mi s'arricria tutto lo cuore. Basta che c'è la pace, la salute, femmine belle, piccerie duci e una vecchiuzza che come a me madre. Sempre straordinario, signore e signori, Enrico Guarneri. Grazie, grazie. Con noi anche stasera la nostra portinaia tuttofare, Nadia De Luca. Eccola qui che arriva con l'applauso del pubblico. E anche stasera possiamo augurarvi una buona notte. Grazie Nadia. Nadia De Luca, Enrico Guarneri. Calvo La Rosa. Grazie. E come facciamo ogni sera, caro Enrico, facciamo chiudere a Litterio Scalisi, che ha una filosofia di vita che spesso può essere anche quella giusta, no? Non dobbiamo fregarcene del tutto. No. Ma può accadere che magari la vita ti travolga, no? Ti impensierisca troppo e quindi... Non fregarcene del tutto, ma neanche lasciarci travolgere. Esatto. Dalla vita. E quindi... Litterio che dice... La frase... Qual è? Sorge spontanea. Qual è? A mia. Di un nemicove, mi scegli. C'è cui chianci e così pinna, c'è qualchiara soprantinna che avesse vaca giù. C'è chi sbatte per il mutuo, chi sorpassa fa cornuto, c'è chi ricco è immerutuo, c'è chi va dallo psicologo, e poi? Così penti e si fa monaco, chi protesta fa benzina, c'è così ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a noi, tutti! A mia,
Amen.